Nella sessione dedicata al question time, nell'ultima seduta del Consiglio regionale Umbro, il consigliere Fora, Patto Civico, ha interrogato l'assessore Paola Gabiti in merito al recupero dell'ex ospedale San Florido di Città di Castello. In particolare ha chiesto di sapere se e quali urgenti azioni intende assumere la Giunta regionale per mettere sia in sicurezza la struttura che per renderla nuovamente centrale nel suo utilizzo per la comunità tifernata, anche in accordo con il comune. L'assessore Agabiti ha ricordato che il complesso immobiliare denominato ex ospedale San Florido è pervenuto al patrimonio dell'amministrazione regionale nel 2006 a seguito di un'apposita convenzione tra la regione e l'azienda USL 1. Per l'importanza e la centralità che la struttura di San Florido ricopre per la comunità tifernate, per la regione Umbria, essendo lo stesso un bene di pregio architettonico risalente al Settecento e situato nel centro storico di Città di Castello, questo assessorato ha già concordato con la direzione sanità proprio al fine di intervenire in modo coordinato nel quadro delle politiche di valorizzazione del patrimonio regionale, un intervento di riuso del complesso immobiliare. Tale ipotesi di riuso presuppone il consolidamento dell'intero complesso immobiliare e la destinazione di una porzione dello stesso a polo di servizi per la salute. Proprio a seguito del confronto con la Direzione Sanità, il Servizio Demanio e Patrimonio ha intrapreso lo studio per la fattibilità di un primo stralcio funzionale, che vada ad interessare la riqualificazione della parte più storica e connotata da maggior pregio architettonico. Le prime stime in corso di perfezionamento mettono in evidenza un importo complessivamente pari a 12 milioni di euro per il completamento del suddetto primo stralcio. Sulla scorta di quanto evidenziato, trattandosi ovviamente di un investimento estremamente significativo, la Giunta regionale sta esaminando la programmazione dei fondi per lo sviluppo e coesione al fine di inserire tale intervento all'interno della programmazione stessa e dare una risposta a quel territorio dopo oltre 20 anni, quasi 20 anni. Nella replica, Fora ha dichiarato: da quello che abbiamo appreso emerge che c'è una risposta importante per i cittadini di Città di Castello e per l'Umbria, di cui diamo atto alla Giunta regionale.